Il suono di un vecchio Fiat arancione che sbuffa e scuote l'aria attorno e riempie con il suo canto tutta l'area del Codma ci dice che questa inequivocabilmente è la Fiera della Terra. Una terra che va ascoltata, come dice il titolo di questa 29esima edizione. Ascoltarla nel suo grido di dolore per le difficoltà che gli agricoltori vivono ultimamente, sia nel suo canto anche di speranza per le tante aziende, sia di giovani o condotte da giovani, che guardano al domani fiduciosi. Fano Geo è l'occasione per rivedersi, parlare, discutere e presentare il frutto della propria fatica che, come ogni anno avviene, ogni associazione di categoria premia nella espressione di un'azienda del territorio. Quest'anno è toccato all'azienda agricola San Cesareo, al birrificio del Catria e all'azienda agricola di Francesco Pazzaglia ricevere la statuetta che vuol significare, più che un traguardo, un incoraggiamento a continuare nel sentiero tracciato. Sostegno importante che l'amministrazione comunale attraverso l'assessore Cecchettelli sta fornendo a questa importantissima manifestazione. Ovviamente anche tutto il Consiglio Comunale è interessato e ecco, si pone per quelle che sono le sue funzioni vicino a iniziative come queste che rappresentano una rete straordinaria per quello che riguarda una tipicità della nostra cultura e del nostro territorio, cioè la cultura contadina, l'attività economica che proviene dall'agricoltura, che è parte della nostra storia e che oggi con le difficoltà anche economiche che ci sono diventa sicuramente un ulteriore motore di sviluppo per il futuro. Mi piace anche di questa fiera in particolare il rapporto dei bambini e ai bambini far conoscere gli animali, perché purtroppo in una generazione di computer, di videogame, ci siamo un po' allontanati da questa realtà nostra che era le nostre basi, quindi portare qui, far vedere i bambini, ringrazio tutte le associazioni che hanno dato la possibilità di far conoscere, di portare animali, di far conoscere degli sport, far conoscere, quindi vedere, i bambini possono vedere nella realtà viva quello che è il mondo degli animali, il mondo della vita agricola. Due giorni iniziati di sabato mattina presto con le centinaia di bambini che ad occhi sgranati hanno assistito alle esibizioni di rapaci, cani pastore, fatto il battesimo della sella per i più temerari ed osservato da vicino asinelli, porcellini ed altri animali che magari in città non si vedono mai. Eredità impegnativa quella della fiera agricola presa in carico dalla Proloco che la organizza per il terzo anno consecutivo. Fano Geo questa mattinata è stata inaugurata, nel pomeriggio ancora le esposizioni e tanti eventi, così come domani, dove vi ricordo nel pomeriggio avremo l'esibizione dei cani da pastore da non perdere.